chiedi pure in giro, informati, chiedi se veramente è mai successo che un Dio fosse così vicino a un popolo come è stato il tuo Dio con te. Questa è la magnifica riflessione della prima lettura di oggi, in cui chi scrive invita, provoca, dice: senti, è inutile che stiamo qui a discutere, prova a guardarti intorno, prova a vedere nella storia delle religioni, diremmo noi oggi, prova a vedere se nella riflessione filosofica, prova a vedere se sia mai veramente successo quello che è successo al popolo di Israele, che cioè un Dio allacciasse una relazione, si mettesse passo passo per raccontarsi. Ed è esattamente quello che oggi la liturgia ci invita a fare, chiedi in giro, prova a capire. In questa domenica curiosa in cui dopo il fiume dello Spirito Santo che ci permette di comprendere l'intelligenza delle scritture, il Signore ci invita a guardare dritto verso il sole, a guardare dritto nello sguardo di Dio. Perché noi non crediamo in un Dio solitario, ma crediamo in un Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, un Dio che è comunione, che è Trinità. E così anche noi accogliamo questo invito, provocazione, e chiediamo in giro e cerchiamo di capire, dobbiamo ammettere: no, Signore, non è mai successo. Sì, ci facciamo un'idea di Dio, anche chi non ci crede si fa un'idea di Dio, ma no, non è mai successo veramente che qualcuno abbia avuto un Dio così vicino come è successo a noi. Così Paolo nella seconda lettura straordinariamente ci invita a riflettere sul fatto di essere diventati dei figli, non dei servi, non dei sudditi, non dei devoti che fanno dei sacrifici nei confronti della divinità persa chissà dove, ma siamo dei concittadini, dei familiari, persone che sanno chi è Dio, che lo conoscono bene, che sono di casa. Ma è interessante perché la sfumatura che sembra mettere Paolo è che questa conoscenza che noi abbiamo è stata pagata a caro prezzo. Come dire, questa incarnazione, questa kenosis, questo Dio che si sveste dai panni della divinità per diventare uno di noi, per poter essere capito, per poter incontrare ciascuno di noi, è passato attraverso la croce. Croce che, ribadisco, finché ho fiato, non è un'esaltazione della sofferenza, non è una manifestazione del senso di colpa, non è niente di tutto questo, ma è splendore dell'amore di Dio. Fino a quel punto siamo stati amati e fino a quel punto ci permette, come dire, di abbattere nella nostra testa e nelle nostre chiese tutte le idee falsate di Dio, approssimative, piccine, così simili a noi. Chiedi pure in giro, non sentirai nessuno che ti confermi quanto siamo stati amati e quanto il Signore è venuto vicino a noi. Gesù si avvicina ai Suoi discepoli, ai Suoi apostoli che sono ancora dubbiosi. E il dubbio caratterizza la nostra vita di fede, e non quel dubbio esasperante che a volte non sappiamo bene come gestire, ma quel dubbio che è una molla per la curiosità, che ci invita ad approfondire, a capire. Il Signore, avete sentito, si avvicina ai discepoli nel momento più importante nel racconto dell'ascensione al cielo secondo Marco, e dà loro un ordine preciso, come riflettavamo due domeniche fa: andate a battezzare, cioè a immergere, a far cambiare la vita delle persone nel mistero della Trinità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma nessuno ha sentito dire che Dio sia una comunione, noi sì, perché Gesù ci ha svelato che Dio non è il perfetto che sta sulle nuvole, ma è la manifestazione stessa della danza, della festa, della comunione, della comunicazione, della relazione. Dio non è il sommo egoista bastante a se stesso, come ripeto spesso, ma è colui da cui nasce ogni relazione, ogni comunione. Sartre scriveva, Jean-Paul Sartre scriveva: l'enfer c'est les autres. Gesù invece dice: siate perfetti nell'unità, amatevi gli uni gli altri dell'amore con cui siete stati amati. Ecco che oggi riflettere sul mistero di Dio Trinità, su questo Dio inatteso, questo volto di Dio che mai ci saremmo immaginati,
questo Dio che non è, come a volte arriva anche l'intelligenza a definire, il grande orologiaio, il grande architetto, il grande ingegnere, fate voi, però distante, lontano, chissà come, chissà chi, e a volte ci siamo anche avvicinati a lui, e devo dirlo purtroppo anche nella nostro percorso di fede cristiana, sottolineando nell'alterità ma anche un po' l'incomprensibilità, e quindi mamma mia, occhio che chissà cosa viene in mente. Gesù è venuto a demolire tutto questo, Gesù è venuto a rileggere tutta l'esperienza che è stata del popolo di Israele, fatta di alti e bassi, per dire amatevi dell'amore con cui siete amati, sei amato. L'inferno se les autres, diceva Sartre, l'inferno sono gli altri. Gesù invece dice no, nell'amore noi realizziamo pienamente l'immagine e somiglianza che ci caratterizza. È un bellissimo racconto della Genesi in cui Dio dice di avere plasmato dal fango quello che siamo guardandosi allo specchio. Perciò, celebrare Dio Trinità, cioè Dio comunione, cioè Dio comunicazione, relazione, non è una roba che riguarda lui e chi se ne frega. Al limite cambiamo il segno di croce e non diciamo più nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è quello, ma è chi sono io, chi sei tu. Se io sono fatto immagine della Trinità e invece vivo nella solitudine, nel solipsismo, nell'egoismo, nell'egotismo, nell'egocentrismo, sto sbagliando ciò che sono. Nego ciò che potrei diventare. Sbaglio, vado contro natura, perché la mia natura è realizzare la comunione. Siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, anche se la relazione e la comunicazione ovviamente a volte sono difficili, faticosi, impegnativi, ma siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Perciò questa curiosa festa in cui riflettiamo su chi è Dio in realtà è anche l'opportunità per riflettere su chi siamo noi, su cosa significa relazionarsi nella diversità, così come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si amano talmente tanto gli uni gli altri che noi da fuori vediamo uno, ma non si confondono, non si mischiano. Ricordo e concludo con un aneddoto che racconto tutti gli anni, abbiate pazienza, ma non me ne viene uno più importante, più bello. Facevo seconda, terza elementare, e nella mia scuola di paese veniva il parroco a fare religione, si diceva allora, e a noi bambini piccoli voleva spiegare il mistero della Trinità, insomma, e ha scritto sulla lavagna 1 più 1 più 1 uguale 1. Capite che 1 più 1 più 1 fa 3, e quindi noi povere anime belle, i nostri cervelli assolutamente puri davanti a questa roba è, come dire, mettere nel cuore il dubbio fra quello che è scienza e fede. Dopo 45 anni da quella data ho capito invece che aveva sbagliato una semplice cosa, aveva sbagliato l'operazione, non è 1 più 1 più 1 uguale 1, ma 1 per 1 per 1 uguale 1, sì. Perché Dio è per l'altro, la Trinità è un padre che ama un figlio, un padre e madre che ama un figlio figlia, e questo amore è talmente forte che è lo Spirito Santo, e noi da fuori, da qui, vediamo un'unità pienamente realizzata. Festa della Trinità è festa della nostalgia, della comunione che c'è in ciascuno di noi. Buona domenica, buona settimana.